La certezza dell'incertezza, così si è intitolato il keynote speech di Alan Friedman in occasione del Financial Forum di Le Fonti. Dottor Friedman, siamo veramente in un periodo, in un momento di grande incertezza dopo questa ennesima bocciatura della nostra manovra. Sì, è un momento in cui stiamo per navigare a vista. Stiamo entrando in un territorio sconosciuto in cui l'Italia si mette come fuori legge contro il resto dell'Europa, dando la colpa all'Europa per gli errori fatti in casa. Quindi abbiamo un governo giallo-verde che, come spiego anche nella nuova edizione del mio libro 10 cose da sapere sull'economia che esce oggi, un governo che chiamiamolo irresponsabile, chiamiamolo inadeguato, chiamiamolo un mix di neofiti incompetenti da un lato e cinici che vogliono solo portare avanti il consenso elettorale fino alle europee di maggio prossimo. Niente di questo fa bene all'economia italiana. La Commissione europea ha ragione a sottolineare che questa ricetta, a parte dei numeri, la ricetta non funziona per creare lavoro o crescita, anche se le stime di crescita fossero corrette nella parte del governo che non sono. Allora, parlando proprio di numeri, la questione spread, alcune appunto indagini testimoniano come già, sebbene lo spread non abbia immediatamente un flusso sui mutui, in realtà i mutui già da ottobre sono già rincarati. Le sofferenze delle banche, l'asta dei BTP che è risultata un flop, questi sono numeri che parlano da soli. Sì, per me l'aspetto più allarmante è che normalmente negli ultimi mesi un'asta di BTP porta avanti 4, 5, 6, anche 7 miliardi di euro di raccolta. Qui siamo 860 milioni di euro, quindi non un flop, una mega flop. Questo vuol dire che la gente non è disposto, gli investitori internazionali, ma anche i risparmiatori italiani non sono disposti a finanziare il debito italiano anche pagando un premio, un prezzo di interesse molto alto. E questo dovrebbe preoccuparci. Cioè, io ho scritto un libro che si chiama Le 10 cose da sapere sull'economia. L'undicesima cosa da sapere sull'economia italiana è non bisogna farsi del male, ci vuole la competenza. Se andiamo a schiantarci contro il muro per mancanza di competenze nella pianificazione delle politiche economiche, rischiamo non il problema con l'Europa, ma la punizione dei mercati e non un crack, non un'apocalisse per l'Italia, ma un periodo prolungato di volatilità, dolore, problemi per le banche, problemi per le imprese e altri 5, 6 o 7 miliardi di interessi aggiuntivi da pagare sul debito pubblico. E a chi tocca l'onore di pagare questo? Ai contribuenti. Il Financial Times nei giorni scorsi analizzava la situazione europea e comunque anche la Germania, la questione Brexit, insomma la situazione è complessa, tant'è che si invoca un nuovo whatever it takes di Draghi. Secondo lei la BCE potrebbe intraprendere qualche misura correttiva? Ni. Da un lato la quantitative easing dovrebbe terminare a dicembre e per l'Italia valeva 7-8 miliardi di euro al mese negli ultimi 3-4 anni di acquisti di titoli italiani, non ci sarà più. Dall'altro Draghi andrà via l'anno prossimo e sicuramente chi arriva sarà un falco, più falco di lui. E infine la situazione non è sostenibile nel tempo perché se non si comprano i titoli, se i prezzi salgono, se lo spread è troppo elevato, se il mercato non vuol sapere, se il governo non cambia rotta, noi avremo una crescita non di 1,5% come dice il povero Giovanni Tria, il ministro del tesoro, per cui ho molto simpatia, perché immaginate di essere un ministro del tesoro fra Salvini e Di Maio, non è facile. E quindi si arriverà a una situazione veramente negativa per l'economia, negativa per la crescita. Crescita l'anno prossimo meno di un punto percentuale, grazie al governo, non alla congiuntura, perché queste politiche, quota 100, reddito di cittadinanza,
non creano posti di lavoro, non stimolano la domanda interna, non creano crescita. Allora, se uno vuole invertire la logica delle leggi di Isaac Newton e la fisica, o far finta che l'aritmetica non esiste, bene, però la narrativa che il governo porta avanti, tipo tutto va bene, si fida di noi, non sta in piedi. Secondo lei, è fattibile, poi la lascio andare, la proposta che ieri un altro economista, Michele Boldrin, lancia al governo: fermatevi e facciamo in modo che l'esercizio di bilancio, appunto previsione della manovra 2019, sia interrotta e quindi si prosegua con quella 2018 per limitare i danni. Secondo lei è una proposta fattibile? No, niente. No, no, perché finché qualche governante al complesso di machismo, un altro proprio non ci arriva, senza fare nome, finché abbiamo questo duetto non promette niente di positivo per l'economia. Io temo che gli italiani devono sperare in un futuro in cui tornerà la ragionevolezza e il pragmatismo, non la retorica incendiaria e le proposte per cui non ci sono i soldi e quindi si va in tilt. Allora, l'aspettiamo anche in studio per parlare appunto di questa nuova edizione del suo libro 10 più 2 cose da sapere sull'economia italiana, edito sempre da Newton Compton. La prima edizione è stato un best seller, insomma ne parleremo poi successivamente. Grazie nuovamente ad Alan Friedman per essere stato con noi. Grazie a voi.